con cui noi miriamo a migliorare il quadro previsto
questo la variante. Come diceva il consigliere Morini, noi proponiamo di aumentare a 25 anziché 20 centimetri di spessore sulla escludere quanti personali precedenti, perché riteniamo che 5 centimetri, come più volte abbiamo detto nell'intervento, 5 centimetri non siano di minimo l'anno per l'aspetto urbanistico della città, ma in qualche modo migliorerebbe soprattutto, come dicevo prima, dal punto di vista della dal punto di vista degli edifici, quindi dal punto di vista anche urbanistico, sotto un aspetto anche di gradevolezza urbanistica degli edifici, sarebbero 500 in più, che comunque permetterebbero di avere degli edifici, far rientrare questo tipo di nuovo, di avere degli edifici sicuramente urbanisticamente più gradevoli e visto che non sarebbe un'esplosione dell'aspetto urbanistico della città, sembrerebbero non avere alcun senso l'accoglimento di questo, come è successo già in Giardinetta, nessuno ci viene a spiegare i motivi per cui questo emendamento sarà Consigliere Cacci. Sì, grazie Presidente. Dunque, vorrei far notare che per quanto riguarda l'altezza del piano, cioè questi famosi 20-25 centimetri, magari potrebbe sembrare una parla di intervento, di allungamento dei denti, eventi più. A me capita molte volte di fare un solito uso di calpestrio, ci sono dei termini, ho messo in opera di calpestrii, ci si rende conto che quando si va a fare un isolamento, uso di calpestrio, se ci fossero stati non 5, anche 1, 2 centimetri, non è sufficiente a catamata, a doppia catamata, incrociata, per garantire l'isolamento di calpestrio in modo che la persona che vive a piano di sotto non senta quella di sopra che spazza. E non sto scherzando, cioè spesso e volentieri anche gli edifici fatti per 95, perché questa norma dell'isolamento di calpestrio è del 95, si chiama LN1W. Questa norma prevede che non debba passare più di X rumore, di due che non è il caso qui, di star parlando quando esce per abbattere il solaio, ma vi garantisco che 20 cm sono veramente pochi, cioè 20 cm di spessore con i materiali resilienti, se non è che ora erano in qualche modo volteggiare, con i osetti pavimenti galleggianti, rischiano di essere effettivamente una quantità troppo bassa. Il termine 25 è sicuramente un termine appropriato e qui veramente lo dico dal profondo del cuore, per qualche esperienza personale e professionale, ti dico che sicuramente 25 centimetri sono quelli che in molte situazioni salvano l'edificio. Perché quando poi si trova un edificio che ha un elemento condotto inferiore al limite, questo ufficialmente non è più abitabile per legge proprio, non ha più diritto all'abitabilità. Quindi io chiedo veramente di pensarci a questa valutazione di questi 5 centimetri e ovviamente di votare a favore. Grazie.